No, tranquille, la pagina è giusta, sono sempre io, Marianna, buongiorno. Allora, vi avevo spoilerato tramite l'accessorio che avrei realizzato un look Halloween, ma visto che non amo tantissimo il tipo di festa, ho pensato di realizzare qualcosa che sia comunque femminile e non troppo tetro. E ho pensato che Malefica potrebbe essere questo concetto, vale a dire, il look, come vedete, può essere un trucco molto eccentrico, molto forte, ma dal gusto Malefica, che però non è così teatrale come nel film. E che potete realizzare un pochino tutte con quello che avete nel beauty. Io oggi ho colto l'occasione perché ho ritirato fuori Iconica, che è finalmente tornata dopo mesi di sold out, ma voi replicate con quello che volete. Spero vi piaccia, fatemi sapere che ne pensate. Sono riuscita per la prima volta a mettere le lenti a contatto, ora vediamo se riuscirò a toglierle. Vi auguro una buona giornata. Ciao amiche mie. Una malefica abbastanza replicabile, vale a dire non la guardate proprio cinematografica, ma d'impatto per fare un trucco da Halloween femminile e non troppo tetro. Vado con una base relativamente coprente su tutto quanto il viso. La cosa importante è che sia una base, quel filino più chiara rispetto al vostro viso. Questo trucco è fondamentalmente un make-up di chiaroscuri, di contouring e di impatto, come appunto vi dicevo. La cosa fondamentale è creare chiari e scuri, quindi andremo a sagomare e dare un effetto tridimensionale di chiarore in punti ben precisi, alcuni che già conoscete, altri invece forzandoli, perché lo zigomo sarà una parte importantissima del trucco, quindi il chiarore dovrà essere più evidente in quest'area. Metto prima il chiaro e intanto con la terra stick vado a creare un minimo di contouring. Questo contouring però dovrà essere poi molto freddo e molto molto intenso, quindi non potrà finire in questo modo. Vado a stendere il colore lasciandolo abbastanza intenso, a differenza di altre volte che vi dico non si deve vedere lo stacco netto, in questo caso invece alcuni punti dovranno lasciare questo stacco molto evidente, soprattutto verso lo zigomo. Il trucco dell'occhio fondamentalmente è un trucco che potreste quasi replicare per uscire, ma il trucco del viso invece è più teatrale. Cambio pennello per la stesura dello scuro, che in questo caso però andrò a fare più in diagonale e vado ad enfatizzare come stacco, schiarendo ancora di più la parte sottostante. Tutto questo ora va enfatizzato in ciprio, creando quasi un effetto baking. Continuo a scolpire l'ovale, però in questo caso l'ombreggiatura la andate a fare molto evidente qui. Vedete come rimane grigia, ne sto usando di più, eh? Vi guardate dritte e andate verso il basso, perché questo tipo di trucco vi deve dare un effetto molto più duro a quest'area. Fondo cipriato, mi prendo il fair e vado invece a definire ancora di più quest'area. Si dovrà leggere proprio questo effetto e dovrete scendere leggermente col chiarore, perché l'effetto di Malefica è quasi, in realtà nel film c'è una sorta di prostetico qui, quindi dare questo effetto di spigolo, ma voi dovete crearlo con un effetto di chiaroscuro andando a illuminare ancora di più con un taglionetto la parte sopra lo zigomo. Io prendo un illuminante con il quale invece andrò qui sopra la parte chiara che ho dato, per tirarlo ancora più fuori. Per l'occhio mi ritiro fuori finalmente Iconica, che è tornata dopo mesi e mesi e mesi di sold out, e sapete quanto l'ami, sapete quanti look potete fare con questa. Colori opachi, colori luminosi, con questa potete fare veramente il mondo. Allora vado con i toni quelli più neutri, in questo caso utilizzo William. Il trucco dell'occhio è creato tutto con colori in realtà portabili, naturali, che tutte avete nel beauty, ma dando una drammaticità un po' più forte. Quindi intanto sfumo tutto, prendo video e vado a creare ancora più tridimensionalità. Prendo Cleopatra e è talmente pigmentata che vedete, in un attimo ci posso fare la riga. Sembra quasi un eyeliner. Scolpisco maggiormente il triangolo andando verso fuori,
perché ovviamente in questo trucco ci saranno le ciglia finte, quindi ormai avete capito che sposto di più la percezione del triangolo in fuori, perché altrimenti nel momento in cui metterò le ciglia finte sarà sbilanciato. Coloro tutta la rima anche sopra e sotto invece i colori saranno un po' più naturali, cioè la bordatura sotto c'è ma è con colori più caldi e naturali. Prendo Sofia, vado qui, con William che è più chiaro vado a sfumare un po' di più scendendo e con Kate lo scaldo un po'. Mi raccomando, qui tenete proprio il taglio per renderlo più intenso. Comunque questo trucco dell'occhio è bello anche per tutti i giorni. Nell'interno vado con la matita bianca, concentrata maggiormente nella parte interna. Scusate, non bianca, burro. E qua sotto la sfumo anche tra le ciglia, invece verso il centro mi tengo soltanto nell'interno. Io lo trovo bellissimo comunque questo trucco dell'occhio. Vi faccio vedere la differenza, faccio la sopracciglia e metto a questo punto la ciglia anche di qua, poi vado dall'altra parte a replicarlo. La sopracciglia deve essere molto pulita, abbastanza evidente e deve alzare nella parte finale. Metto il mascara e metto le ciglia con la colla. Vi ricordo che le ciglia si tagliano, infatti vi faccio vedere. Questo è un pezzo, quello piccolino che vedete, è il pezzo in più che ho tagliato, ma che tengo perché può sempre essere utile. Questa ad esempio è una colla che andate a mettere direttamente sulla ciglia. Guardate verso il basso, poggiate sopra l'occhio facendo aderire un lato e l'altro alle vostre ciglia. Eccolo qua. Le differenze notate tra un occhio e l'altro? Poche, vero? Posso ritornare un attimino qui sotto? Perché lo so che vi sembra troppo, ma dopo dobbiamo mettere il cappello lì, le finte corna. Quindi qui vado a farlo vedere ancora di più e ovviamente ombreggio anche qui. Io direi che faccio l'altro lato e torno. Da che è un trucco bellissimo da sera, super strutturato, super intenso, cominciamo a farlo diventare più teatrale, più versione Halloween. Quindi vado con una tinta rossa. Io non ho voluto eccedere con le scolpiture, ma vi faccio vedere come in realtà, perché questo potreste farlo con tutto quello che avete a casa, aggiungendo due o tre accessori, che tra l'altro ho preso su Amazon, e mi devo abbassare perché non entro. Il look possa essere un po' dal gusto malefica, in realtà ho legato i capelli, ma anche con i capelli sciolti è un effetto divertente, non troppo tetro, femminile e secondo me replicabile con quello che avete a casa. Quindi due cosine prese su Amazon, molto economiche, un look che ricorda lo stile Malefica, ripeto, lo ricorda, non è teatrale quanto Malefica, ma può essere una cosa diversa per non festeggiare un Halloween troppo tetro. Spero vi sia stato utile, buona giornata, ciao amiche mie!